tutto pronto per la partenza. In questa edizione diversa, quest'anno il tempo non è il migliore. Non lo trovo piano piano, allora la così riempie di schiuma il cielo di fumo, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, di crimini contro la vita, li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, come a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Gramaccini, detto da Semeri Abraham. Decisivo l'attacco di Gramaccini, seguito da Semere Abraham, Caridi, Grazia Dei, Lana, Fratelli Lappa. Che buono. Ciao. Ricordiamo il corso di svolgimento gara podistica valevole per il nono trofeo città di Pilotrano. Vediamo Gramaccini in testa con i stranieri Semere Abraham, seguiti da un prospetto tirato da Grazia e Caridi. Yeah.
prende tutto adesso. Dopo, dopo. Silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta della fame. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Dio, è proprio tanto che piove. E da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato, che bisognava sognare. Vai Luca, bravo. Giacomo.
dappertutto stai, siamo pure stati dentro. Naviganti con l'acqua alla gola in tutto questo bell'andare, quello che ci consola è che siamo stati lontani e siamo stati anche bene e siamo stati vicini e siamo stati insieme. Siamo stati contadini noi due senza conoscere la terra, piccoli soldati senza amare la guerra, ci hanno mandati lontano senza spiegarci bene e siamo stati male, ma siamo ancora insieme. Grandi corridori di corse in salita che alzavano la testa dal manubrio per vedere se fosse finita. Allenati alla corsa, allenati alla gara, preparati a cadere e a tutto quello che si impara. Innamorati della sera, innamorati della luna, conoscitori della notte senza averne paura. Innamorati di quel fiore che non vuole mai dire. E bisogna partire. Vai Sergio, vai. Ora è il momento di mettersi a dormire, lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare, perché siamo naviganti senza navigare. Thank you.
cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capir di più tua cambia affanni. Bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita non spesa, ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha vita non spesa. Sentiamo qualcosa.
alla sua voce. Allora Azzurra, giusto per scambiare due parole in attesa che Stefano porti giù il tuo riconoscimento, quindi abbiamo due minuti da spendere, poi faremo la premiazione degli assoluti. Allora Azzurra, la tua gara è stata fantastica, naturalmente. Salgo. La tua gara è stata fantastica, ho visto i tempi, la seconda è arrivata un pochino più indietro. Quando stavi per arrivare sul traguardo, che cosa balenava nel tuo cervello? Tante emozioni. Ero ancora incredula perché era una gara che ci speravo di vincere, però cioè, ecco, è stato il risultato che... Ti è scappata pure qualche lacrima, può darsi? Sicuramente. Ok, vabbè, questa è intanto, aspettiamo sempre Stefano, arriverà fra un attimo. Un'altra cosa stupida, se non l'hai ancora fatto, a chi puoi dedicare questa tua vittoria? Ai miei genitori che mi hanno portato a Catania e che mi seguono sempre e che mi hanno permesso sin dall'inizio di fare questo sport. E dedico anche questa vittoria a coloro che mi hanno aiutato negli allenamenti, a Giuseppe Carbonari. Dove sei Peppe? Peppe è appena andato via, Gli ho detto aspetta un attimo. Esatto, e anche a tutti gli atleti della mia squadra che mi aiutano ogni volta negli allenamenti a migliorare me stessa e mi danno motivazione giusta per andare avanti. A tutto il tuo gruppo. E allora, ultima cosa, intanto Stefano ancora non è arrivato, possiamo continuare. L'anno prossimo è arrivato, sì, l'anno prossimo sarai con un'altra categoria, entrerai nella categoria Juniores e naturalmente 18 anni sono... Mi specializzerò, penso, sui 10 km su strada, visto che con il cambio di categoria passerò dai 6 ai 10, e anche nel cross, sta iniziando adesso la preparazione esattamente. Passerò quindi ai 6 km di cross, 5.000 metri su pista e 10 km su strada. Bene, avete visto, allora abbiamo avuto notizia di quello che sarà il prossimo anno, la vedremo sicuramente tra le protagoniste. C'è il capo di abbigliamento tecnico, tutto dentro, sì, un capo di abbigliamento tecnico alla vincitrice e poi... Trofeo Città di Filottrano.